Buongiorno a tutti, ritorna l'appuntamento annuale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Lo scorso 23 giugno infatti è stato pubblicato il decreto ministeriale che apre la cosiddetta finestra annuale di aggiornamento delle GAE. Di cosa si tratta? Intanto chiariamo subito che non si tratta di un appuntamento aperto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma soltanto ad alcune categorie. In particolare, tra un aggiornamento triennale ed un altro, con cadenza annuale il Ministero apre le graduatorie ad esaurimento per la sistemazione, tra virgolette, di alcune situazioni particolari. Nello specifico, le categorie interessate a questa finestra annuale di aggiornamento sono tre: i docenti già inseriti nelle graduatorie d'esaurimento con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, che entro il termine del 3 luglio conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento. Altra categoria, sono i docenti già inseriti in GAE a pieno titolo per le classi di concorso comuni che entro il 3 luglio conseguiranno il titolo di specializzazione su sostegno, nonché i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo che intendono partecipare all'assegnazione dei posti riservati ai sensi della legge 68-99 in quanto beneficiari di una delle categorie di riserva previste dalla legge 68 del 99. Ora, il decreto ministeriale dello scorso 23 giugno ha quindi aperto la finestra a partire dal 24 giugno al 3 luglio. Entro questi termini, i soggetti interessati, come sopra evidenziati, potranno presentare la domanda tramite istanze online all'ufficio scolastico territoriale che ha gestito la domanda di aggiornamento relativa al precedente triennio. Quindi questi docenti che intendono sciogliere la riserva con cui sono inseriti in graduatoria perché entro il 3 luglio conseguiranno il titolo di abilitazione, oppure coloro che intendono essere inseriti negli elenchi di sostegno qualora dovessero conseguire il titolo di sostegno entro il 3 luglio, e coloro che intendono partecipare all'assegnazione dei posti riservati ai sensi della legge 68-99, dovranno entro il 3 luglio presentare questa domanda tramite istanze online. Una particolarità: negli scorsi anni, in occasione della finestra annuale di aggiornamento, sono state presentate anche delle domande, cartacee tendenti al reinserimento in graduatoria dei soggetti depennati. Purtroppo, anche in occasione dello scorso aggiornamento delle GAE, qualcuno è stato depennato per non aver presentato la domanda. Noi consiglieremmo di presentare anche in questa occasione la domanda cartacea di reinserimento, salvo poi dover impugnare il decreto ministeriale del 23 giugno nella parte in cui non prevede la possibilità di reinserimento dei docenti depennati. Grazie e arrivederci.